E torniamo a parlare di Estra e della sesta edizione consecutiva del premio Energicamente, il progetto educativo sul risparmio energetico, sulle energie pulite rivolto alle scuole, promosso da Estra insieme a Lega Ambiente Giunti Progetti Educativi, che continua a raccogliere molti consensi e si estende sempre di più oltre i confini regionali. Quest'anno infatti sono stati coinvolti 6.200 bambini delle quinte classi delle scuole primarie, ragazzi e ragazze delle classi prime, seconde e terze delle scuole secondarie dell'Italia centrale, oltre 1.000 solo gli studenti dell'area senese, 48 classi e 27 scuole. Il concorso consisteva, c'è un sito web dedicato, si chiama Green Pirates, dove tutti i ragazzi delle varie classi si devono cimentare nel mettere contenuti, disegni, messaggi, ciò che ritenevano più, fotografie, comunque sul tema del risparmio energetico. E dovevano anche riuscire poi a far postare questi contenuti da più persone possibile. Quindi non solo lo sforzo creativo nel mettere dentro questi contenuti, ma anche lo sforzo di doverlo condividere con tante altre persone, quindi parlarne in famiglia, con gli amici, con i parenti e così via. E quindi un passaparola, un tantam che poi conduceva appunto a condividere più possibile questo materiale. La Valdelsa quest'anno davvero si è distinta, una cosa molto bella, due classi della Pieraccini Poggibonsi, una classe di San Gimignano, tra l'altro il primo premio, e poi il concorso Rienergy dedicato alle famiglie, anche questo vinto da una famiglia di Poggibonsi, il primo premio assoluto perché appunto hanno portato a casa un buono gas di 1.000 euro, una cosa notevole di questi tempi, credo, per una famiglia. Quindi un clima di festa assolutamente, e domani ancora una festa perché in città a partire dalle 15.30 ai Giardini della Lizza e poi a seguire nelle strade cittadine fino a concludersi in Piazza del Campo attorno alle 5.30 o le 6 del pomeriggio, una grande festa del teatro dedicata proprio ai bambini, e sono cimentati quest'anno nei laboratori didattici teatrali a cura di Straligut Teatro. Insieme a Bandau, la band ormai conosciutissima, sfileranno nelle vie della città fermandosi di tanto in tanto appunto. E ci parleranno con gesti, non so, perché per me è un po' a sorpresa se con gesti soltanto, con parole, ma anche attraverso la musica ci parleranno dell'energia, e quindi poi a seguire appunto, dicevo, in Piazza del Campo un gran finale di festa aperta a tutti, quindi vi aspettiamo. E ormai dall'anno scorso abbiamo avviato questa esperienza del flash mob, quindi dell'incursione urbana, con i ragazzi delle classi che hanno partecipato al progetto L'energia del teatro, che è uno dei pacchetti all'interno del progetto Energicamente, e quindi hanno realizzato delle performance che verranno presentate in varie piazze del centro, e ci sarà l'accompagnamento della street band Bandao, che credo non abbia bisogno di grandi presentazioni, che ci faranno un po' da apripista e ci accompagneranno nei vari punti dove poi i ragazzi invece si esibiranno. Il titolo della performance di quest'anno è Storia delle storie delle energie.